Sono passati pochi giorni dalla inaugurazione del casello autostradale di Gatteo. Sono migliaia i cicloturisti, e molti sono anche quelli che amano il ciclismo, i cittadini locali, che percorrono la strada che da Gatteo Mare arriva, diciamo, oltre Gatteo alla Via Emilia. Avete in progetto in qualche modo una pista ciclabile o una soluzione per tutelare, diciamo, la sicurezza, visto che con l'autostrada e questi enormi gruppi di turisti che vanno in collina, per tutelare un po' la loro sicurezza, qualche idea, perché ovviamente il casello cambierà un po' il traffico di questa strada, tra l'altro grande e anche veloce. Ahimè sì, cambierà tanto. Allora, il nostro progetto parte da una riqualificazione di Via Neruda, che è il primo tratto che collega la rotonda del casello col centro storico. Lì verrà realizzato uno spazio ciclopedonale sia a destra che a sinistra della strada in sicurezza, che potrà permettere a tutti i cittadini che anche a piedi del sobborgo di Gatteo, diciamo, possono raggiungere il centro in tutta sicurezza, insomma, non alla mercé di, diciamo così, automobilisti un po' spadati. Da qui ci sarà, è stato realizzato appunto anche la parte che permette di raggiungere il cimitero, sempre all'esterno della rotonda, anche per il corteo funebre, che diciamo così può diventare una continuazione di questo percorso ciclopedonale, che dovrebbe arrivare in un ampliamento di questo percorso dalla rotonda del casello a intercettare via Mistadella. Da via Mistadella, che è una via notoriamente non estremamente trafficata, il cicloturista può arrivare percorrendo via Campagnola, diciamo nella zona di Sant'Angelo in via Signori. Da via Signori si prende la famosa via Rigossa Sinistra, che è la via che un po' oggi è usata da chi fa footing, chi fa ciclismo e quant'altro. Questa via arriva all'incrocio dei fienili, sorpassando l'incrocio dei fienili, e siamo già a Cesenatico qui. Si arriva fino a una fine strada che è quella di un privato. Da lì stiamo progettando di terminare il percorso assieme al comune di Cesenatico, arrivare fino in fondo all'incrocio con la rampa che va sulla statale Adriatica, da dove si può, da un sottopasso che è realizzato per il contadino che coltiva diciamo, la terra che è venuta sezionata da quest'opera pubblica, da questo sottopasso si rientra nella strada chiusa che oggi era la ex via Vivaldi e si può arrivare in bicicletta in tutta sicurezza praticamente da Gatteo all'incrocio del Bar Mercedes. Questo è chiaro che prevede la collaborazione del Comune di Cesenatico, che però ha già dato il suo consenso, e quindi contiamo nell'anno prossimo di realizzare, ultimare questo percorso che in parte è già, non sembrerebbe un'opera esagerata, ma non è altro che collegare delle strade di bassa viabilità che possono essere frequentate dai cicloturisti per permettere il collegamento che sicuramente serve perché il casello porterà, ahimè, tanto traffico, soprattutto nei mesi di flusso, per collegare il mare con Gatteo e di conseguenza Sant'Angelo. Per quel che riguarda invece un altro collegamento importante, dalla rotonda Vesfaglia, che è quella, diciamo, subito dopo la rotonda Secondo Casadei, nella via Staggi, si sta elaborando un accordo pubblico-privato dove prevede la ultimazione della ciclopedonale che gambettola fino al cavalcavia dell'autostrada. Nell'ultimo tratto di via Staggi, come ben sa, non c'è la pista ciclopedonale. Noi stiamo portando a termine un accordo con un privato del luogo che, come bene diciamo, realizzare e girare al comune, sarà proprio il tratto di ciclopedonale che arriva fino alla rotonda Vesfaglia. Quindi, ipoteticamente, da Sant'Angelo si potrebbe riuscire ad arrivare anche a Gambetto in bicicletta. Allora, le lacune ambientali e strutturali del nostro territorio non permettono a Gatteo Mare di ottenere la bandiera blu. Dal questionario risulta che ci sono alcune domande a cui noi rispondiamo con delle lacune, non possiamo ovviamente ottenere un punteggio se non zero. Non sarebbe meglio invece di chiedersi per quale motivo non ci danno la bandiera blu, dire, visto che il questionario poi lo firma lei, queste sono le nostre lacune, questi sono i nostri problemi. La nostra giunta nel giro di qualche anno magari riuscirà a risolverne in parte, perché obiettivamente far passare la fede di Roma come se non ci dessero la bandiera blu perché c'è qualcosa sotto non è molto bello. Non dimentichiamoci che il fiume Rubicone è il fiume, insieme al Marano, più inquinato della costa di questa regione. Quindi obiettivamente
anche loro avranno i loro parametri, e comunque abbiamo qualche lacuna purtroppo da migliorare, da colmare. Diciamo che la storia sulla bandiera blu è stata una storia che abbiamo imparato al nostro malgrado, cioè noi siamo arrivati qui sapendo che la storicità di Gatteo era di tantissimi anni, quasi tutti, senza bandiera blu, un anno. 2004, la bandiera blu. Io, se è passato il messaggio che noi vogliamo diffondere l'informazione che la bandiera blu non ci viene data per motivi nascosti, è un messaggio sbagliato, almeno non ci siamo fatti capire forse, perché io da quando sono qui e che ho preso questo discorso sulla bandiera blu, che tra l'altro è in corso adesso la compilazione, sì, mi sono attivato prima di tutto proprio per capire perché noi non avevamo la bandiera blu, cioè quali di queste lacune che lei ha sottolineato, e ho capito che è un mondo totalmente diverso da quello che la gente si può immaginare. Cioè la bandiera blu la si ottiene non tanto mirando, diciamo così, alla qualità del mare, che indiscutibilmente nel nostro caso è resa molto scadente dalla presenza, purtroppo, ahimè, del bene che invece il mondo ci riconosce, che è il fiume Rubicone, ma da una carenza strutturale di tanti progetti che non volgono all'incremento della cultura, della popolazione, ad un impatto con l'ambiente molto migliore. Questo vuol dire progetti per le scuole, progetti per i cittadini, presenza di piste ciclopedonabili che riescono. Ecco, noi contiamo, diciamo così, di aver migliorato molto sotto questo aspetto la nostra attenzione dall'anno scorso a quest'anno, e che quindi nel questionario di quest'anno siamo in grado di fornire delle situazioni diverse da quelle che erano l'anno scorso. Anche uno stretto rapporto che io ho cercato di intensificare con l'Osi Costiera, e che il dottor Brina porta avanti con fatica in quel piccolo spazio di verde che noi abbiamo, ma che nessuno lo so. Io devo dire che ho preso la conoscenza di quel luogo quando mia figlia è andata con le scuole elementari in un'esperienza didattica bellissima, perché quando un bimbo parla per un mese di fila di una cosa che ha visto, vuol dire che è qualcosa al di fuori dell'ordinario, che non è Facebook, che non è il computer o il cellulare, tutte queste cose qua. E quindi mi fa un estremo piacere. E ho sollecitato l'incremento o comunque il sostegno a questo tipo di realtà in modo migliore. E ho anche chiesto a Brina, dico, ma scusi, noi non riusciamo anche a far vedere che Gatteomare partecipa con altri comuni al sostegno di questa tipologia di attività, che abbiamo una torretta di avvistamento che è stata fatta apposta per il bird watching, ma e comunque e di dare sostegno anche al fatto che loro oltretutto fanno un'attività di vigilanza proprio sul fiume, che so che dà un po' fastidio in genere. Ma io ho imparato in me, nella mia piccola esperienza, che quando le cose danno fastidio vuol dire che sono buone, cioè nel senso che comunque, e avevo chiesto anche al Comune di Savignano di compartecipare a un'iniziativa di, se non altro, verifica. Io ho fatto una piccola indagine e mi è stato, diciamo, sono stato portato alla conoscenza che con un sistema di rilevazione aerea che misura la intensità del calore, che sì, non è che ha un costo proprio come, diciamo così, un pacchetto di figurine, ma che due o tre o più comuni che tengono alla salute del Rubicone potrebbero tranquillamente sostenere, si possono verificare le provenienze e tipologie di emissioni nel Rubicone. Cioè vuol dire, con estrema sicurezza si può capire da dove e cosa viene immesso nel Rubicone, perché a seconda della tipologia della sostanza questo strumento dà un colore alla diversa, diciamo così, formazione, no? Di sostanza all'interno del Rubicone. È un progetto che è rimasto lì, non ho avuto, diciamo così, i clamori della folla, capisco, ma perché ritengo che comunque avere la concessione storica numero uno per quel che riguarda Gatteo, ma comunque l'ambito della foce del Rubicone come una delle pochissime zone a divieto di balneazione, mi sembra un paradosso. È come se ci fosse un luogo dove non si può sciare a Cortina, cioè una roba che proprio è il contrario di quello che dovrebbe essere. Rimanendo in temi ambientali, la gestione dei rifiuti a volte per pochi incivili a Gatteomare, soprattutto a inizio stagione, ci offre uno scenario a volte un po' un brutto biglietto da visita per quanto riguarda i turisti presenti,
per esempio ad aprile, quando tutti gli alberghi aprono e magari mettono fuori un po' di tutto, anche al di fuori dei cassonetti, non si dovrebbe avere, diciamo, tolleranza zero proprio per l'immondizia delle strade in un paese come Gattiomare, che viviamo di turismo, perché i primi mesi, soprattutto il primo mese, poi quando parte, diciamo, la stagione è molto meglio, ma all'inizio, soprattutto in bassa stagione, perché calcoliamo che parliamo di cicloturisti, quindi in un periodo dell'anno che è una manna poter lavorare con i turisti, non bisognerebbe essere un po' più accorti, visto che le isole ecologiche ci sono, puoi portare quello che ti pare, adesso te lo vengono anche a prendere, insomma ci sono tutte le strade possibili per non abbandonarli per strada. Sì, questo è un nervo scoperto, sono sincero, che però ritengo sia scoperto proprio dal scarsissimo senso civico che la nostra comunità ha. Provocatoriamente, una volta un incontro con gli operatori turistici, avevo detto: voglio provare di lasciare i materassi e gli sportelli degli armadi che mi mettete in aprile anche in luglio e agosto, per vedere se qualcuno di voi non si stanca e la porta via da solo, perché qualcuno di voi ce l'ha messo, siccome è normale. Poi a volte non è sempre l'albergatore, a volte sono anche le fotocamere, a volte anche i cittadini. Cosa che tra l'altro si prendono dei rischi di sanzioni salatissime, che noi stiamo anche ribadendo in un progetto di elaborazione di un regolamento di polizia urbana, che io avevo proposto e ho già in bozza all'Unione, ma purtroppo l'Unione non l'ha voluto condividere. Alla fine sono rimasto al palo anche come Gatteo, ma quest'anno mi sono ripromesso che durante l'inverno lo approveremo, e contiene tutte norme che tutelano e cercano di tutelare il decoro pubblico, tra le quali appunto l'abbandono dei rifiuti, che è una situazione veramente imbarazzante. Tempo fa qui tra il comune e la banca, quindi in un posto centralissimo di Gatteo, c'era un materasso, e non sono certo gli albergatori che vengono qui. Quando col servizio di ecomobile che abbiamo istituito insieme in collaborazione con ERA, e quando col servizio che ERA stessa fa, che basta una chiamata e ti vengono a prendere, cioè togli fatica, rischio, perché poi devi farlo la notte in un sorta di comportamento di nascosto, che non capisco perché prendersi questi rischi per poi sfregiare il luogo dove vivi. È incomprensibile. Poi c'è il discorso anche della raccolta, che su Gattiomare è, da quando è stata istituita, con la chiave, che sinceramente è un po' come quei dubbi ometrici sul viene prima l'uovo o la gallina, se è stato positivo o negativo, perché ci sono situazioni che... La chiave non responsabilizza un po' il cittadino, perché senza chiave, nel bidone dove c'è scritto carta, senza chiave ci mette di tutto. Sì, è vero. Lo può fare anche con la chiave, però perlomeno le chiavi di questo bidone sono 10, è più facile nei 10 riuscire a risalire chi è che ha fatto. Al DNA del rifiuto. Cioè, l'idea credo che fosse stata quella di responsabilizzare, perché poi se uno nel cassonetto della carta butta la plastica, diciamo che ha dei risvolti a volte negativi, ha invece una gestione positiva, perché c'è più, diciamo, l'interesse a chi ha la gestione di quel cassonetto a utilizzarlo per quello che è o per quello che dovrebbe essere. Ultimamente ci siamo incontrati con i sindaci del compressore del Rubicone, tra i quali era presente anche l'amico Quintino di Sogliano, e avevo lanciato una proposta che adesso è solo a livello di chiacchiera, ma non sembrerebbe impossibile. Io mi sono detto: noi abbiamo un impianto di compostaggio di nuova realizzazione e comunque una discarica che accoglie i rifiuti, no? E quindi perché non farci un sistema di raccolta interno, come hanno fatto alcuni comuni già in certe località, dove si organizzano con delle cooperative sociali di tipo A e B, che quindi impiegano anche ragazzi che magari hanno bisogno di un po' di autostima, di sapere che si è utili e quindi che si ha un ruolo nella società e che non si viene tenuti, no? Perché magari uno gli manca qualche giovedì, allora non è reimpiegabile. Molte volte questi ragazzi sono, diciamo così, molto più positivi di tante persone che si ritengono normodotate.